Allora, ciao a tutti, un saluto particolare al Pio del Marchetti perché mi ha offerto prima una verna e mi ha detto devi anche ricordarti di me. Allora, basta politica, finita, la settimana della politica è finita, questa settimana qui abbiamo intenzione di parlare di robe molto più serie, volevo parlare di coriandoli. La settimana scorsa al Casinò è stata fatta una manifestazione dove che ha partecipato quel professor Luca Mercalli, quel che vede sempre le sabato e la domenica di sera sulle trasmissioni di Fazio, che tempo che fa, quel signor dal Papillon che parla sempre del buco dell'ozono, che parla sempre di quel che succede nel mondo, il ghiacciai, non ghiacciai, così. Una gran brava persona. Finì la serata che l'ha fatta al Casinò, nel miglior dal de fora, lei viene fuori dalla parte della veranda. Lei mette nei giardini che era ancora un po' di coriandoli di qui che resta dal carnevale. Una roba abbastanza normale per Arco. Beh, sto sciortilla di che non sarebbe giusto perché i coriandoli che voleria qui apposta, quei biodegradabili e tutte queste robe qua. A me questo qua me l'ha raccontata il Romano Turini, ma molto 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 simpaticamente, sono arrivato a Vinfor questo senza tanti problemi, insomma. Dopo e me l'ha detto anche il sindaco Betta, l'era insieme alla segretaria del suo partito, la Tiziana, no, la passionaria, e mi ha detto, ah, chi sta anche lei, bisogna che torni dei provvedimenti perché per il bene della città. Mi pensavo un scherzo, giustamente, insomma, finire il carnevale e passare un altro carnevale che era quello dell'elezione, tutte queste robe qua, e dico, vabbè, dopo, lei è scherzo. Dopo Nucellino, e mi ha riferito che ha discusso anche su nei palazzi, nei palazzi del comune, sorte queste robe chi la città la ne risente, tutte queste robe qua. Allora noi abbiamo detto, dente ne no, ciao, perché che sono restato anche come un beagle, da volte che dite, sei restato come un beagle sud. Perché le 4-5 anni che continuiamo a mandarle alla giunta, parlando con gli assessori, che dicevano, ma vedi puttane, durante il carnevale cerchete di mettere rimedio a tutte quelle bombolette, a tutte quelle robe lì che idropa, perché le fa tanti di quei danni che basta la metà. Tanto per fare un esempio, noi quest'anno 90 cafora, quelle gigantografie delle foto grandi che avevamo su, non perché erano stufi, non avevamo voglia di attaccarle fuori, perché non erano più buoni di sgrattiarle, perché e tutte quelle bombolette lì, le è come il mastice, quel che si usava una volta per il tip top quando sbugevi la camera d'aria della bicicletta, avendo dover buttarle via tutte. Allora, io, mi che sono di Arco, sono nato sora il Morandel davanti alla Villa Egea, no? Vago a dirgli queste robe qua perché che tengo la mia città, noi manianca caga nessuno, basta che venga uno di Milano, sarà anche un professore, sarà anche tu quel che volei, no? Lei viene fuori dal Casinò, senza un pane, il coriandolo, e dice, qua c'è una bomba ecologica dentro, sotto il gerin del Casinò. A chi? Che resta manca un pel male. Allora, se andai a fare un'indagine, se andai a tor i coriandoli che devono fuori a noi, che saria questi? Coriandoli che fra l'altro è il nuovo sindaco Betta, no? E l'ha buttato fuori 2-3 quintali, l'hanno passato quando le monta sui cari, e gli è tutti proprio regolari, proprio quel che se che vuoi. Anzi, secondo me, se ti dai un po' di fame, per le 4:30, ti metti in te il panetto e poi si anche a mangiarli. Allora, che avete fatto? A me fate, puh! Se andai, ho telefonato al mio amico Cinquini di Viareggio, e così, dammi mica so per lì magari qualche commissione d'esperti che cernis i coriandoli, che ne disse quei che gabbè noi, i vabbè, e mi ha mandato i tre chi. Guardate che operazione che Dio che fa. Ora, i coriandoli che loro, i cernis, sarà quei che usiamo anche lei. Vai bene secondo voi questi? Good. Questi sono i coriandoli che va Shergut. Complimenti. Himmergut. Però mi vuoi dire un'altra roba. Abbiamo fatto de pu. L'abbiamo mandato una porzione di questi coriandoli qua ai Ris de Parma, no? E l'ha analizzato, guardai, e secondo Ris de Parma, questi coriandoli qua, che era su un'impronta digitale. E sapete chi che è l'impronta digitale? L'è del Pastina, l'è il giardiniere del comune di Arco. Siccome l'ha su da 30 anni con me,
con lui, tutti quanti, all'uno che va mai ben niente, lui secondo l'uno bisognerà mai fa niente. Allora, secondo il Ris de Parma, no? Sti coriando il Kegelì che non che ne va ben a quel signor di Milano, e là senz'altro buttai fuori il pastino per farne far brutta figura a noi, perché questi è tutti regolari, guarda, tu coriandoli molto bene. Allora, mi voleria dire anche un'altra roba, noi gavete da imparare da tutti, però gettiniamo la nostra città. E cerchiamo sempre da anni, cerchiamo di non creare danni. Il di dopo Carnevale, se ne lì, grazie a questo signor qui e a tutti i suoi colleghi che lavora, te può di mangiare in terra ando che era noi. Cioè, avendo fatto i piatti di porcellana alle feste, quando non sapeva neanche cosa che era. Allora mi dico questo, e dove che io organizzo le grosse manifestazioni, no? Vi faccio un esempio, e dove che non comanda il pastino al giardiniere. A Roma, in luglio, fa il concerto dei Rolling Stones, 150.000 persone che sarà, l'evento mondiale. Allora, io lo fa al Circo Massimo, che è uno dei siti archeologici più grandi e più importanti che c'è al mondo. Chi che gli ha dato il permesso è Gardina Roba Sol. Quando avete finito di fare i vostri spettacoli, dove lasciarne il terreno e il posto nella stessa identica maniera come ve l'ha vendato. Questo vuol dire organizzare, stessa roba io lo fa ai concerti a San Siro con Vasco Rossi, io l'ha fatti a Wembley con i più grossi gruppi musicali che era. Ecco, questo è un po' la fare. Allora, tu quel che vuoi, complimenti a Luca Mercalli perché ha dato la possibilità di dire qualcosa anche a noi su come tirare la nostra città. Ecco, ringrazio i tecnici che venivano da Viareggio. Da Telegarda, Trentino, auguri a tutti e buoni coriandoli. Auguri a tutti.